Mi chiamo Natalia, ho 22 anni, abito a Tricesimo e sono venuta qua per, diciamo, non è la prima volta che vengo, però è appunto per fare tanta esperienza, provare e boh, speriamo che almeno questa volta la fortuna mi assista. Siccome c'è Stitch là, io sono un amante di Stitch, allora speriamo mi porti fortuna. E cosa fai nella vita? Allora, al momento sto cercando, cioè in realtà avrei già trovato un lavoro a Lignano che vorrei fare la stagione proprio per staccare da tutto e da tutti e prendermi del tempo per me stessa che in questo periodo mi ci vuole. Buonasera, sono Nicole, ho 17 anni, vengo da Arta Terme e stasera parteciperò alla sfilata con il numero 2. Quali sono i tuoi hobby? I miei hobby sono praticare sport, infatti pratico atletica e anche il disegno. E infatti, grazie alla mia passione per il disegno, ho scelto l'artistico. Sono Giuliani Federica, ho 18 anni e sfilo con il numero 3. Perché partecipi a Miss Mondo? Per provare un'esperienza nuova e per riuscire a credere più in me stessa. E cosa vorresti fare nella vita? Mi piacerebbe lavorare nel settore del giornalismo sportivo, in particolare nel calcio. Ti auguro una buona serata e divertiti tanto. Buonasera, mi chiamo Sofia, ho 21 anni, vengo da Udine e questa sera partecipo col numero 4. Sofia, quali sono i tuoi obiettivi nella vita? Allora, al momento il primo obiettivo è quello di laurearmi, si spera a ottobre, e poi mi piacerebbe lavorare nel mondo delle organizzazioni non governative. Mi chiamo Anna, ho 19 anni e vivo a Cavazzo Carnico. Partecipo col numero 5. Perché partecipi a Miss Mondo? Per fare un'esperienza, conoscere comunque nuove persone e provare la fortuna. Qual è il tuo più grande obiettivo nella vita? Allora, mi piacerebbe fare la psicologa per aiutare gli altri, anche sotto un punto di vista psicologico.
Io sono Michela, ho 19 anni, vengo da Udine e stasera sfilo con il numero 6. Michela, perché hai partecipato a Miss Mondo? Ho deciso di partecipare a Miss Mondo perché la trovo un'ottima esperienza per mettersi in gioco e per conoscere moltissime ragazze che hanno i nostri stessi obiettivi. Buonasera a tutti, mi chiamo Karin Camerotto, ho 21 anni, vengo da San Giovanni Natisone e oggi sfilo con il numero 7. Perché partecipi a Miss Mondo? Partecipo a Miss Mondo perché è un concorso a 360 gradi in cui non è importante solamente il nostro aspetto esteriore, ma anche il nostro aspetto interiore, le nostre conoscenze, capacità. Qual è il viaggio dei tuoi sogni? Il viaggio dei miei sogni è Tenerife, però quest'anno, quest'estate, andrò comunque in viaggio in Grecia e a Creta, che è un'isola che insomma mi piaceva moltissimo visitare e quindi sono felice. Buonasera a tutti, io sono Andrea Parisi, ho 18 anni e vengo da Salgaredo in provincia di Treviso. Andrea, cosa fai nella vita nel tempo libero? Allora, nel tempo libero mi piace molto uscire con gli amici e ascoltare musica. Buonasera, mi chiamo Ambra, abito a San Giorgio di Nogaro, stasera partecipo con il numero 9. Perché partecipi a Miss Mondo? Perché mi piace molto sfilare e mi appassiona fin da piccola. Allora ti auguro un buon divertimento e una buona serata. Grazie mille. Sono Alice, vengo da Vannia, ho 26 anni e faccio la cassiera in un supermercato e il sogno della mia vita sarebbe formare una band.
Buonasera a tutti, mi chiamo Francesca Vielle, ho 19 anni e vengo da Udine. Perché partecipi a Miss Mondo? Partecipo a Miss Mondo perché penso che sia un'occasione per divertirsi e per crescere anche da un punto di vista intellettuale. Quali sono i tuoi hobby? Allora, uno dei miei più grandi hobby è l'equitazione, che pratico da circa 3 anni. Buonasera a tutti, io mi chiamo Emma Paolino e partecipo con il numero 12. Emma, perché sei arrivata qui e più che altro come mai hai partecipato a Miss Mondo? Allora, diciamo che non è la mia prima esperienza e vedendo Miss Mondo, per esempio, sui social, era una cosa completamente diversa rispetto ai concorsi a cui ho partecipato precedentemente. Ad esempio, ho fatto Miss Grand International, che è tutto un altro mondo, è molto più sull'apparire e molto meno sull'eleganza, e volevo provare perché appunto essendo un altro mondo, un altro tipo di portamento, un altro tipo di richiesta anche, volevo migliorarmi anche su questo tipo di ambito qua. Mi chiamo Elisa Trigatti, ho 20 anni e vengo da Lestizza. In un futuro mi piacerebbe diventare maestra di asilo nido, infatti a breve inizierò l'università per appunto impegnarmi in questa professione. E il corso che frequenterò all'università è Scienze dell'Educazione e io ho sempre avuto la passione per i bambini piccolini e quindi spero appunto che questo mio sogno si realizzi. Buonasera, sono Sofia Santarosso, 19 anni e vengo da Sacile in provincia di Pordenone. Questa sera partecipo a Miss Mondo con il numero 14. Cosa vorresti fare nella vita? Allora, in futuro vorrei lavorare in un contesto internazionale e nel business. In questo momento sto studiando la facoltà di International Business Studies, un corso erogato dall'Università di Chichester in Inghilterra. Thank you.
Di questa sera al parco di Tavagnacco ha sfilato con il numero 13 Elisa. Elisa Trigatti, 20 anni di Lestizza, vince il primo posto questa sera al Parco di Tavagnacco. Quali sono le tue emozioni? Allora, sono molto molto emozionata, anche perché mi sono trovata davanti altre 13 ragazze, stupende ragazze, e non me lo aspettavo, anche perché sì, ripeto, comunque essendo tutte bellissime poteva comunque vincere qualsiasi altra ragazza. Qual è il prossimo obiettivo? Ovviamente la finale regionale, darò tutta me stessa, perché comunque dopo alcune ragazze cederanno alla finale nazionale a Gallipoli, quindi io cercherò di mettercela tutta per far sì che ciò avvenga. Con Elisa ci rivediamo alla finale regionale.